Ecco le uova, ho preso uno per Megan. Vediamo un po' cosa c'è di interessante qua, ragazze. Questo cos'è? Massaggiatore. Massaggiatore. Pomitero, signore. Andiamo a vedere di là, vedo un po' di elettrodomestici. Ah, questo è il servizio da caffè, lo spremi agrumi elettrico, la vaporiera, la bistecchiera, cioè no, la bistecchiera, il grill, la piastra, la macchina da caffè, ci sono anche questi set qua. Leggi il regolamento su www.lidl.it. Cos'altro c'è? Spremi agrumi, verdura, pane, frullatore, forno elettrico. Volevo provare questo, però ho letto le istruzioni e per tutte le cose che c'è da fare faccio prima a farli da sole, ragazze, sinceramente. Voglio vedere questi. Questo invece è il preparato per i muffin, ma se anche qua c'è da fare 3 miliardi di cose. Due uova, acqua e olio. Questo sembra più veloce da fare. Ora vediamo un attimo, cos'altro c'è? Apple pie. E poi, no, di americano nulla. Null'altro, sono tutte le rimanenze. No, vabbè, c'è la birra d'acqua, come quella dei Simpson. Carina. Altro di interessante, niente, ragazzi. Sinceramente, niente di interessante. Andiamo a vedere da quest'altro lato. Venite con me. Ok, qui c'è un po' di Pasqua con inghietti di cioccolato, coniglioni di cioccolato, colomba senza glutine. Questi cosa sono? Ah, quelle barrettine sono queste. Ok, ovetti, una marea di ovetti piccoli. Ok. Questo è un uovo di cioccolato al latte col peluche, le peri platinum in offerta, piccoline. Vediamo un po', queste le ho prese, sono ottime, lo sapete? Mi trovo molto bene, quasi quasi le riprendo, queste salviettine igienizzanti. Ah, ci sono anche quelle di Napisan, guarda, anche queste altre. Vediamo un po'. Questo 0,79 e la passata 1,85 2. Era ora. Ok, rientrata a casa, vi faccio vedere quello che ho preso. Partiamo dall'acqua, visto che ce l'ho qui. Vediamo se rompiamo anche l'uovo così, come uova ho preso questo qui. Io ricordo che l'anno scorso, cos'è accaduto, ragazzi? Ricordo che questo uovo qui l'anno scorso, nonostante sia fondente, io lo amavo e a me non piace il cioccolato fondente, quindi l'ho ripreso. Poi ho preso due confezioni di queste bottigliette qua piccoline da mezzo litro, erano in offerta 1,69 €, una si è spaccata per strada, eccola qua. Ok, poi vabbè, due confezioni di acqua Eva, le mettiamo da parte e poi porto la spesa di là e vi faccio vedere. Ed eccoci qua con la mia spesa da Lidl. Allora, ho preso lui che era in offerta, Gabri l'ho assaggiato e ha detto che è buono, e questi sono 1, 2, 3, io penso 4, penso 4 pacchi, ragazze, e venivano tipo neanche 4 euro, se non erro. Poi ve l'ho fatta vedere anche in negozio questa passata Mutti, 2, 1,35 €. Erano in offerta loro i succhi yoga a 79 centesimi, quindi ne ho presi 2 alla pera, 2 alla pesca, uno che non avevo mai visto, questo qui che può piacere a Gabri, Ace, e questo alla pera, lo mettiamo di qua. Poi ho preso loro, perché ultimamente avevo preso alla Coop le patatine che copiavano
quelle lime e pepe rosa di San Carlo, ma non le ho proprio digerite, vi dico la verità, cioè non le digerivo proprio fisicamente, quindi ho voluto prendere queste. Cose di donne, ho preso poi l'oro, l'unica cosa diciamo non food che ho trovato da Lidl interessante che io non avevo, perché faccio sempre solo ginnastica a corpo libero e senza quindi l'ausilio di nulla, sono questi elastici. Proprio perché voglio appunto, sto iniziando ad allenarmi piano piano e queste sono, se le prendete fate attenzione, qui vedete che c'è scritto 4 pezzi da leggero a medio e poi ci sono quelle da medio a pesante, quindi ovviamente io ho preso quello più leggero. 2 latte al cioccolato per Megan, mi sto trovando bene con questa crema R-Per che si mette sui capelli bagnati, aiuta a districare, che però avevo preso a Megan non all'avocado ma se non erro mandorle, può essere, non mi ricordo, e lo stiamo usando in piscina, solo che mi rimane sempre nel beauty della piscina e quindi per me non lo uso, quindi l'ho voluto prendere, eccolo qua di Nature's Best, mi ci sto trovando bene. Per Gabri una marmellata, niente di che, senza infamia e senza lode, vedremo cosa dirà. Ho voluto prendere l'oro, io non ho mai usato salviettine per gli occhiali, però li voglio mettere in borsa, anche perché essendo totalmente in metallo i miei occhiali è meglio non metterli troppo sotto l'acqua, quindi ho preso questi di V5 e vengono 99 centesimi. Infine c'era un'offerta, queste mele Melinda, a 1,19 euro, può essere, e quindi le ho prese. Ma veniamo a noi. 3, 2, 1... Ho totalmente tolto l'apparecchio! Ragazze, la mia adolescenza è finalmente finita! Eccomi qua! Questi sono i miei denti. Vi farò poi un video dedicato per farvi vedere il prima e il dopo, perché ne vedrete delle belle. Io stessa non potevo crederci. Diciamo che il percorso non è ancora finito perché devo ancora fare delle cose, domani per esempio c'è la pulizia perché comunque bisogna togliere bene tutti i residui di colla dell'apparecchio, poi avrò lo sbiancamento e poi appunto dovremo occuparci del sopra, come già vi avevo accennato, quindi io finché non finisco tutto non mi sento ancora completa, però eccoci qua con i nuovissimi denti. Ragazze, ricordate, solo quello che non si comincia non si finisce, di conseguenza mi raccomando, non è mai troppo tardi per fare quello che volete, con pazienza, sacrificio e dedizione si può ottenere quello che si vuole. Boss ladies, buongiorno. Sono stata dove? Dal dentista anche oggi. Sono andata a fare la pulizia dei denti perché dopo aver tolto l'apparecchio, ovviamente va fatta. E ho sentito le stelle, cioè veramente ragazze, non pensavo, non ricordavo facesse così male perché in realtà io ho fatto una pulizia anche proprio durante il processo, cioè mentre avevo l'apparecchio, ho già fatto una pulizia, ma senza apparecchio, con i denti liberi, e tutto ovviamente più in profondità. Vi devo dire, non ne posso più. Stamattina la ragazza che è lì, la segretaria, insomma, io alle 9 ero lì, ha detto: "Stai più qua che a casa tua". Sì, io me ne andrei anche con gioia se mi fate andare via. Comunque, devo dire che sono rimasti un paio di appuntamenti e dobbiamo fare delle cose molto importanti, le ultime, quindi non vedo l'ora poi di finire e di togliermi appunto il pensiero, perché il dentista è sempre un pensiero di tasca, di dolore, eccetera, un po' di tutto. Comunque, oggi c'è una giornata meravigliosa, anzi, devo aprire la finestra perché l'avevo chiusa stamattina. Ok, eccola qua, l'ho aperta, perché la nostra tartaruga, ovviamente, quando vede il sole, sale sullo scoglio, sulla sua roccia che noi chiamiamo scoglio. Ora io devo ancora fare colazione, ho la bocca un po' così, mi sono lavata i denti adesso, però assolutamente devo fare colazione perché poi corro al lab. Ragazze, vi state scatenando con il codice Viva le Donne fino a stasera, a mezzanotte, avete diritto al 20% di sconto su tutto il carrello, quindi su tutto quello che volete sul sito, e vi state scatenando, veramente. Molte cose le state mandando totalmente sold out, sono dei prodotti che poi non torneranno più, quindi mi raccomando, approfittatene. E poi sono contenta che stamattina, proprio adesso, ho risposto ad una di voi, Francesca, alla quale ho fatto una consulenza di un styling per il suo bellissimo salotto, quindi per tutto il suo soggiorno, non solo l'area salotto, tutto il soggiorno, tutta la sala. Proprio stamattina mi ha mandato una foto di un angolo che lei odiava totalmente, buio, cupo, bruttissimo, e ha fatto appunto le modifiche che io le ho consigliato all'interno della consulenza, quindi nel file che gli ho mandato con tutto dettagliato, eccetera, eccetera, ed era super soddisfatta e sono stata contenta di leggerla. Mi ha chiesto un ulteriore parere perché comunque
con le consulenze, anche dopo, a me fa piacere sentirvi, vedere come sta andando, rimango sempre a disposizione e quindi nulla, appunto, sono contenta perché lei è felice e piano piano stanno facendo tutte queste modifiche che, tra le altre cose, per esempio nel caso di Francesca, questa consulenza, sono modifiche che faranno utilizzando comunque le cose che già hanno in casa, perché hanno speso tanti soldi, cioè avevano già i mobili fatti anche dal falegname, ma lo stile ormai non gli apparteneva più, quindi con insomma delle tecniche da un stylist e con dei trucchetti sono riuscita a rivoluzionarle tutto il salotto, tutta la sala, e avranno finalmente questa freschezza e questo stile che volevano nella propria casa. Comunque, ora faccio colazione, vorrei andare dal parrucchiere, ragazze, vediamo se riesco ad andare sempre al volo come faccio di solito, però prima colazione, poi scappo al lab che vi faccio partire tutti i pacchi, mi raccomando, viva le donne, 20% di sconto, fatevi un bel regalo, correte su Filomena Amore perché poi alcuni prodotti ovviamente non torneranno più. E niente, poi vedo se riesco ad andare dal parrucchiere. Allora ragazzi, io sono al magazzino, eccomi qua, vabbè, copro ovviamente i dati, ho appena finito di impacchettare anche l'ultimo pacco. Qua ci sono tutti gli altri pacchi da far partire, gli altri li ho messi all'ingresso perché sta arrivando già il corriere. E visto che fino a stasera c'è lo sconto su tutto il sito, ne approfitto per farvi vedere, mamma mia, qua devo tagliare queste macchie, a parte questo non vennero via, ne approfitto per farvi vedere un po' di prodotti, così se avete dei dubbi eccetera eccetera vi faccio vedere un po' di cosine. Allora andiamo per ordine, prendiamo una di lei, non vi faccio vedere, vi faccio la sorpresa, poi prendiamo, che vogliamo prendere? Prendiamo lui, poi prendiamo lei. Bellissima, bellissima. Lui che me lo chiedete sempre. Allora, partiamo subito. La prima che vi faccio vedere è lei, che è della linea di Megan e della She Girl. Questa è la nera, la trovate ancora oro e fucsia. Ci sono pochissimi pezzi, ragazze, ed è uno spettacolo. Come potete vedere, un gioiellino. Anche lei, ovviamente, potete applicare il 20% di sconto. Praticamente è regalata. Poi vado veloce veloce così vi faccio vedere tutto. Lui è lo spettacolo più assoluto, ora lo vedete vuoto ma è enorme, super capiente, ed è lo zaino Gentleman, bellissimo. Ora che si sta avvicinando anche la festa del papà potete approfittarne e regalarlo ai vostri uomini. Vedete, ha la zip nascosta per la sicurezza, per mettere il portafogli, il cellulare, documenti importanti. Dentro è veramente enorme, ha altre diverse tasche, poi ha questa tasca sul davanti, il marchio è qui stampato al lato, Filomena Amore. Gli accessori sono argento, Gabri lo sta amando, come vedete la pelle è di un livello esagerato, tutto quanto made in Italy, anche lui lo potete prendere scontato. Un altro zaino per il quale impazzirete quest'estate e questa primavera, ragazze, è lui. Questo è il Superstar Girl della linea Megan ed è uno zaino di misura media, è spaziosissimo, è comodissimo, ovviamente ha le bretelle regolabili, ha anche la tasca sul davanti, la zip sul davanti dove potete mettere tranquillamente dentro il cellulare, vedete quanto profondo è, ed è super super comodo, capiente, ci entra il mondo, ma appunto è compatto, non occupa spazio e poi è perfetto con questi colori primaverili. Questo è quello rosa, lo trovate anche lilla, è uno spettacolo, e celeste, anche lui potete prenderlo scontato, qualità come vedete made in Italy, pelle esageratamente bella. Ok, vado avanti veloce con lui, con Miss Navigli, lui lo trovate nero, cuoio, nude e celeste, è un portafogli compatto di una qualità incredibile, come potete vedere all'interno, l'interno è chiaro e super elegante, viene sempre con il logo Filomena Amore e anche lui potete prendere scontato. Cosa vi devo dire su Miss Amore? È uno spettacolo, è praticamente molto capiente, perché se paragonato al portafogli vedete che grandezza ha. All'interno ci potete mettere l'igienizzante, il burro cacao, le chiavi, quello che vi pare, eccolo qui. E guardate quanto bene sta abbinato con lo zaino Superstar Girl di Mega. Ragazzi, questo zaino vi sarà utilissimo tutta la primavera, tutta l'estate, ora lo potete prendere scontato. Ultimissimi pezzi disponibili di lei, Lady Bologna, questa è verde scuro, la trovate verde scuro e nera, è capientissima. Non vi dico bugie perché questa è la mia, ragazze, e dentro ci metto il mondo. Ok, spostati te, facciamo vedere lei. Eccola qua, verde scuro, super elegante e fine, con l'hardware dorato. Ovviamente viene con il manico in pelle liscia, anche il retro è liscio così appunto non si rovina, e dentro ovviamente ha la sua tracolla, è uno spettacolo. Una delle borse più chic in assoluto è lei, Lady Cortina, scamosciata, questa è nera, è capiente e compatta e vi fa il look da sola,
Eccola qua, ovviamente viene con la tragollina che potete appendere, oppure volendo la potete portare anche a mano, anche lei la potete prendere scontata. La trovate anche qualche pezzo ancora celeste scuro, qualche pezzo panna e poi nel bellissimo colore rosa, la mia preferita. L'ultima selezionata per oggi che vi faccio vedere è la vostra amata Lady Padova, eccola qua, questa è nel color vinaccio, ragazze, sono le ultimissime, però poi non saranno riassortite, so che l'amate, è veramente un best seller, comodissima, bella, senza tempo, e anche lei potete prendere scontata. Ci sono tantissime altre borse sul sito di Roma, le di Firenze, potete andarle a guardare, io vi ho fatto questa selezione per non farvele sfuggire. Allora, ritorno su lui perché è un, secondo me, un prodotto super valido, che è lo zaino Superstar Girl di Megan. Io vi voglio far vedere il mondo che entra in questo zainetto super compatto. Vi faccio vedere, apriamolo insieme. Allora ragazzi, quando vi dico che è super capiente perché è pieno e c'è ancora spazio. Guardate quanta roba ci ho fatto entrare. Bottiglia d'acqua. Miss Amore. Portafogli grande. Non mi bastava, pochette, portafogli piccolo, agenda, fazzoletti e ovviamente cellulare e chiavi che io adesso ho nell'altra mia borsa e poi dentro ha un'altra zip, cioè ragazzi, e poi anche la zip esterna. Questo zaino, credetemi, è super furbo perché è compatto, è medio, dentro c'entra il mondo perché guardate quanto si allarga. Adoro, approfittatene perché ci sono i colori pastello, primaverili ed estivi. Tornata a casa, ragazzi, sono riuscita a farmi uno shampoo, fatto velocissimo. Sono arrivata praticamente che era l'una, quindi c'ero io e basta, poi è arrivata una persona dopo di me, fatto subito, e ora ovviamente dormendoci su si ammosceranno. Mi ha chiesto: vuoi la piastra? Voi no, non voglio niente, voglio che stai buona, ecco qua, belli, puliti e sistemati. Ma volete vedere ieri Gabrielino cosa ci ha portato a me e Megan? Ed eccole qua, ieri Gabri ha portato la rosa rosa, eccola, a Megan che ci tiene molto, con la mimosa, anche con il fiocco rosa, guardate che bello, e a me la rosa rossa con la mimosa. Io ci tenevo meno, vi dico la verità, non sono amante del ricevere i fiori, cioè dipende dalla tipologia di fiori, però insomma il pensiero è importante. Invece a me con il fiocco giallo, ecco qua Gabrielino, non sa mai, veniva senza pensierino, era un casino, avrei preferito i cioccolatini. Un bel pacco di Ferrero Rocher che mi finisco in 2 giorni. Ed ecco qua. Adesso essenzialmente c'è un problema, ovvero io non so cosa mangiare perché sono quasi le 3, ragazze. E vi devo dire la verità, cioè essendo stata stamattina dal dentista, ve l'ho raccontato, che sono andata a fare la pulizia dei denti, praticamente mi ha fatto veramente male. Sofferto tantissimo e fanno male le gengive, quindi non è che io abbia tutta questa fame, però devo mangiare perché poi stasera devo portare Megan in piscina e la serata è lunga, si finisce tardi, quindi devo mangiare qualcosa, ma non so neanche che cosa mangiare perché ho detto non c'ho voglia, poi cucinare solo per me non è che mi faccia impazzire. Ragazze, rieccomi, sono appena andata a prendere Megan a scuola e volevo dirvi 2 cose. La prima cosa è che non sono mai arrivata a marzo ancora con i tessili di Natale. A parte i tessili, cioè tutte le decorazioni le ho tolte, natalizie naturalmente, anzi subito, quest'anno il 7 gennaio ho tolto tutto, però non ho fatto ancora styling, anche perché come vi dicevo farò direttamente quello primaverile e mi auguro proprio di farlo a breve. Poi questo fine settimana dovrei lavorare ad una novità grande alla quale in realtà sto lavorando da tanto tempo per la nuova collezione Primavera estate di Filomena Amore, e sarà, se questa cosa va avanti, un prodotto che non c'è mai stato in collezione e che vi farà impazzire totalmente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che bocciato. Allora vi dico la verità, stamattina lo guardavo, dicevo, oh, però sta durando, ora l'ho guardato meglio, guardate qua, si è tolto, cioè non è più il caso. Io lavoro tanto, a parte in casa come mamma, come donna normalmente, ma anche in magazzino,
impacchettare eccetera, quindi ho bisogno di uno smalto che sia resistente, non posso farmi uno smalto che mi dura 3 giorni e poi dopo me lo devo rifare perché non ce l'ho il tempo per farlo. Quindi, ahimè, penso che rifarò il semipermanente, anche se l'idea, per esempio, di cambiare colore ogni fine settimana non mi dispiaceva, però dovrei avere il tempo per farlo. Se avessi un top coat bomba, ovvero se ritrovassi quello di Essence di cui vi parlavo nello scorso video, sarebbe il massimo, perché quello lì faceva asciugare, faceva questa patina spessa sulle unghie, che sarebbe appunto il massimo, ma non credo di riuscire a trovarlo, cioè non lo so. Devo vedere. Questo fine settimana ci guardo e vediamo un attimo. Magari prima di andarmi a fare appunto il semipermanente ci penso un attimo. Comunque, ora preparo la merenda a Megan e poi la porto in piscina. E buongiorno, boss lady, spostazione insolita. Sto lavorando dalla cucina perché c'è un sole bellissimo. Casa mia è tutta esposta a sud, quindi anche nello studio in realtà ci sarebbe il sole, però stamattina ho iniziato a lavorare di qua e quindi sto continuando. In realtà è stata una mattinata anche oggi molto movimentata, perché indovinate dove sono andata pure stamattina? Dal dentista! Ho fatto proprio l'unplane. Dovevo andare a ritirare la mascherina per il sotto, perché la notte devo portare la mascherina mobile, insomma, di contenimento, quindi la metto sia sopra che sotto. Sarò proprio una, non lo so, una dodicenne perfetta con due mascherine, però sono contenta perché è giusto che vada fatto, ragazzi, bisogna farlo, perché altrimenti facciamo la fine di anni fa, perché io ho già portato l'apparecchio quando ero appunto adolescente e poi alla fine è successo quello che è successo, quindi sono contenta di farlo. Ora mi metto subito all'editing di questo video, così almeno vi faccio compagnia anche oggi pomeriggio. Vi ricordo che fino a stasera avete il 20% di sconto su tutto il sito, su tutto il carrello, quindi se vi fa piacere andate su filomenamore.com. niente, io e Rughini, che è qui con me, vi mandiamo un bacio grande, ci vediamo al prossimo video, ciao.